Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo breve video di approfondimento in cui parleremo di numeri complessi, ovviamente per quanto riguarda il supporto agli stessi all'interno della libreria standard del linguaggio Python. I numeri complessi a cui siamo così abituati a lavorare, no, nel campo della matematica in realtà sono ben facilmente e completamente supportati da Python. Come si vede, ad esempio, se andiamo a prendere la pagina della documentazione sui tipi fondamentali di Python, in cui si nota che quando, diciamo così, la documentazione ufficiale parla di tipi numerici, mette sullo stesso piano gli interi, i reali, i float e i numeri complessi, no? Poi, nella maggior parte delle nostre applicazioni, dei nostri programmi, ci concentreremo su interi e reali, però in realtà il valore complex è già, diciamo così, predefinito nel linguaggio alla stessa stregua degli interi e dei reali. E quindi anche per quando faremo un po' di esercizio, ci troveremo a dover fare esercizi di matematica con i numeri complessi, possiamo sempre, diciamo, fare affidamento sul nostro fido Python per poter eseguire qualche operazione, qualche calcolo. Allora, come si rappresentano i numeri complessi, come si utilizzano all'interno di Python? Beh, la rappresentazione dei numeri complessi è molto semplice, nel senso che si scrivono quasi in forma algebrica utilizzando la lettera J anziché la lettera I. Ad esempio, se io voglio scrivere, adesso prendo la finestra interattiva e volessi scrivere un numero complesso che, ad esempio, abbia parte reale 1 e parte immaginaria 2, posso scrivere 1 più 2j. Allora, si usa la notazione algebrica, quindi parte reale più parte immaginaria, okay? Dove la parte immaginaria è indicata da un numero reale, che può essere reale, seguito dalla lettera j minuscola. E questo viene rappresentato, no, viene letto come un numero complesso. Se io infatti interrogo l'interprete dicendo di che tipo è questo valore, no? Type 1 più 2bj, anziché non mi risponde float, come, o non mi risponde int, ma mi risponde complex. Quindi questi numeri complessi li possiamo ottenere quindi in due modi. Ad esempio, il numero z uguale appunto 1 più 2j, con questa scrittura, è un numero complesso. Un altro modo, no, di costruire i numeri complessi è usare la funzione che si chiama complex, che richiede la parte reale e la parte immaginaria, ad esempio parte reale meno 2 e parte immaginaria 3, ad esempio, no? Allora, in questo caso W è un numero complesso rappresentato da meno 2 come parte immaginaria e più, come parte reale e più 3 come parte immaginaria. Cosa ci posso fare con questi numeri? Ci posso fare quasi tutto ciò che potevo fare con i numeri reali, ovviamente in campo complesso, quindi se io volessi calcolare Z più W lo posso fare, lui mi farà meno 1 più 5j. E meno 1 è la somma algebrica delle parti reali, 1 meno 2, che fa meno 1, la parte immaginaria, avevo 2 più 3, la cui somma chiaramente fa più 5. Posso calcolare la moltiplicazione tra due numeri e mi fa, vabbè, adesso farlo a mano, farlo a mente non è così agevole, no? Però posso moltiplicare tra di loro i due numeri e vengono moltiplicati con le solite regole dei numeri complessi. Posso dividere z di w doppio e mi darà un numero complesso, beh, la divisione complessa è un pochino complicata, ma alla fine si arriva allo stesso risultato con una parte reale e una parte immaginaria. Questi sono sempre oggetti di tipo complesso. Posso poi analizzare i numeri complessi estraendo la parte reale, ad esempio questo z di w doppio che è un numero un po' antipatico, chiamiamolo p, non so, una qualunque lettera. Posso estrarre la parte reale con un attributo real, quindi la variabile complessa punto real mi dà la parte reale, punto immag, immaginario, le prime quattro lettere della parola immaginario, mi dà la parte immaginaria. La parte reale e la parte immaginaria di un numero complesso chiaramente sono, che cosa? Sono numeri reali, sono dei float essi stessi. Quindi, usando la funzione complex, posso, avendo due float, due numeri reali, costruire un numero complesso le cui due numeri reali siano rispettivamente la parte reale e la parte immaginaria, oppure avendo un numero complesso, posso estrarre i due numeri reali che ne costituiscono la parte reale e la parte immaginaria, come avevamo detto, no? Queste sono, diciamo così, riassunte in questa
in questa frasetta, no, che viene scritta sulla documentazione ufficiale di Python. In più, sui numeri complessi, oltre alle operazioni, diciamo così, aritmetiche solite, e queste valgono per interi, reali e complessi a questo punto, ci sono ad esempio la funzione conjugate, che è il complesso coniugato, per cui se io volessi sapere dal mio numero z, che era 1 più 2j, il coniugato complesso, mi restituisce. No, scusate, P non P coniugate, ma Z coniugate, mi dà 1 meno 2J, quindi 1 più 2J diventa 1 meno 2J. Ricordate, il complesso coniugato è semplicemente il numero complesso che ha la stessa parte reale e la parte immaginaria di segno opposto. Quindi no, possiamo verificare che, ad esempio, se prendo un numero e lo moltiplico per il suo coniugato complesso, coniugate, quello che ottengo sarà un numero che ha parte immaginaria nulla, no? Un numero reale che ha parte immaginaria nulla, ma questo facciamo, se vogliamo, è una delle, poi di fatto il modulo di questo numero, no? Ma sono le regole della matematica dei numeri complessi che chiaramente non stiamo a ribadire qua, semplicemente funzionano. Ecco, altre funzioni predefinite sui numeri complessi non esistono, ma per tutto ciò che vogliamo fare in più esiste una nutritissima libreria che si chiama CMath. Quindi, dove le troviamo queste cose, tra l'altro? Se voi andate sul sito di python.org, se uno vuole andare alla fonte dell'informazione, c'è un'ottima sezione documentazione qua in alto, docs. Se entriamo dentro documentazione, troviamo in particolare, no, la sezione library reference, che è il riferimento del linguaggio. Le informazioni ufficiali sul linguaggio, e ad esempio nella sezione tipi predefiniti c'è la sezione sui tipi numerici che guardavamo prima. Più avanti ci sono tutti i moduli di libreria standard, quindi tutti questi elenchi qua sono tutti i vari moduli della libreria standard, ciascuno dei quali è documentato, e quindi da qualche parte abbiamo anche il modulo, ad esempio i moduli numerici e matematici. C'è un modulo number, c'è il modulo math che abbiamo visto a lezione, c'è questo modulo cmath che sono le funzioni matematiche per numeri complessi. Se ci vado dentro, mi dà l'elenco, no? Mi ricorda che cos'è un numero tipo di complesso, è composto da una parte reale e parte immaginaria. Se voglio conoscere l'angolo e il modulo, no? Quindi conversione di coordinate polari, di coordinate cartesiane e viceversa dei numeri, lo posso fare abbastanza facilmente. Ad esempio, c'è questo metodo phase che da un numero complesso estrae l'angolo, no? Quindi se io volessi fare z, che era 1 più 2j, z.phase, scusate, si chiamava phase di z. Ovviamente se lo scrivo così non funziona, perché? Perché devo prima importare il modulo CMath, matematica complessa. Quindi import CMath, e poi a questo punto posso scrivere CMath.phase di z. E mi dice che la fase di questo numero in radianti, ovviamente non in gradi decimali, ma in radianti, è 1, questo numero qua. Se voglio sapere quanto è in gradi, devo chiaramente dividere per pi greco, moltiplicare per 180. Per dividere per pi greco mi conviene importare anche la libreria matematica normale, visto che pi greco è un numero reale, e quindi volessi sapere qual è la fase di z in gradi, la divido per pi greco, math.pi, e la moltiplico per 180. Quindi la fase di questo numero sono 63 gradi e rotti e frazioni di grado, no? Questo per dire che posso mescolare sia la libreria matematica con le funzioni di numeri complessi, sia la libreria matematica per le funzioni di numeri reali. Se le importo separatamente, posso ogni volta usare cmath. Oppure math. Per estrarre, diciamo, la variabile che mi serve. E così via, nel senso che se date un'occhiata a queste funzioni, io voglio qua, diciamo così, in questo video di lancio, darvi solamente uno spunto di approfondimento, poi ve lo andate a guardare se vi interessa. Le funzioni che ci sono, ad esempio la conversione tra coordinate rettangolari e coordinate polari. Quindi se io ho un numero complesso,
poi la funzione polar mi restituisce una coppia di numeri che sono rispettivamente il modulo e la fase, no? Ad esempio proviamo il nostro famoso z, cmat.polar di z mi dà il modulo 2,23 e la fase 1,10. La fase ovviamente era quella di prima, no? Però mi dà una coppia di valori che sono modulo e fase, e visto che la rappresentazione nativa in Python è la rappresentazione cartesiana, quindi parte reale e parte immaginaria, se voglio la rappresentazione polare è possibile farlo, così come è possibile, partendo da un modulo e una fase, costruisci una rappresentazione rettangolare. Ad esempio, io voglio costruire un numero complesso il cui modulo, allora voglio costruire un numero complesso in notazione rettangolare, diciamo così, cartesiana, il cui modulo valga 2 e la cui fase valga 45 gradi, ok? Quindi 45 su 180 per pi greco, e mi dà questo numero qua, che ovviamente ha come parte reale radice 2 e parte immaginaria radice 2, 1,41, riconosciamo facilmente che è la nostra radice 2, no? L'ho costruito conoscendo il modulo del vettore, pardon, del numero complesso, e la fase del numero complesso, che l'ho espressa, la ricordavo a mente come 45 gradi, ma ovviamente lui ha bisogno di un valore espresso in radianti, quindi me lo converto. Quindi le operazioni che facciamo normalmente sui numeri si possono fare anche sui numeri complessi. Qui ci sono tutte le operazioni matematiche fondamentali, logaritmi ed esponenziali, trigonometria, seno, coseno, tangente, dei numeri complessi, sono cose abbastanza, diciamo così, complicate, no? In cui ci si riconduce allo esponenziale complesso che scoprirete, che è una delle più belle scoperte, no? Che si fanno nelle matematiche, in cui si mette insieme gli esponenziali, i logaritmi, la trigonometria, i numeri complessi, i numeri reali, e quindi danno un significato a queste funzioni. Voglio solo farvi notare una cosa, che la funzione seno di x, c'è una funzione che si chiama seno di x che è presente sia nella libreria cmat dei numeri complessi, sia nella libreria mat dei numeri reali, no? Quindi l'attenzione che vi ponevo a lezione, facciamo attenzione quando importiamo un package, un modulo, non importiamo tutte le funzioni, perché effettivamente ci sono moduli diversi che hanno funzioni giustamente con lo stesso nome. La funzione seno, come vuoi chiamarla, la chiami seno, basta. Però è un seno calcolato in campo reale o è un seno calcolato in campo complesso? Cioè, se io calcolassi il seno di 2 radianti, in termini matematici, la libreria matematica mi dà un valore reale. Se io invece calcolassi lo stesso seno con la libreria dei numeri complessi, in questo caso, visto che l'argomento è un numero reale, mi dà un risultato che è un numero complesso con parte immaginaria nulla, che è una cosa diversa. Ovviamente, se io prendessi un numero complesso e provassi a fare il seno del nostro z, tra i numeri complessi mi dà un valore che ha un significato, che a occhio non riesco a distinguere, ma se provassi a chiamare la funzione seno dei numeri reali, quindi della libreria mat, non cmat, ovviamente mi dà un errore, perché la funzione seno della libreria mat si aspetta un numero reale e invece gli abbiamo fornito un numero complesso. Quindi facciamo attenzione quali sono i valori contenuti nelle nostre variabili, se vogliamo elaborarli come un valore reale, se vogliamo elaborarli come valore complesso. La prova del 9 che funzionano questi numeri complessi è calcolare la radice quadrata di meno 1 e vediamo cosa salta fuori. Chiaramente, se noi facciamo la radice quadrata di meno 1 in campo reale con la libreria mat, mi darà un bellissimo errore. Ma se io faccio la radice quadrata di meno 1 con la libreria dei numeri complessi, il risultato sarà 1j, cioè la nostra unità immaginaria. Partire quindi da 1j si possono costruire tutti i numeri, diciamo così, complessi possibili e immaginabili. Ricordate che la lettera è sempre j e non è i, no? Non c'è spazio tra il valore e la lettera j, ed è necessario indicare sempre un valore tipo 1j oppure 0j. Non si può mai mettere la j da sola, ok? Per il semplice motivo che verrebbe confusa con una variabile di nome j. Infatti mi direbbe: guarda, il nome j non è definito, no? J non è un nome, ma è semplicemente un appendice che metto al numero, così come metto la virgola decimale, metto una j per indicare: guarda che tu non sei il numero reale, ma sei la parte immaginaria di un numero reale.
Ok, con queste quattro informazioni di base, soprattutto andandovi diciamo così, a spulciare quelle che possono essere le funzioni disponibili all'interno della libreria CMath, oppure se volete, io trovo sempre molto interessanti gli articoli di un sito che si chiama RealPython, in questo caso ce n'è uno che parla appositamente dei numeri complessi, no? Se avete bisogno di fare qualche tipo di elaborazione, qualche tipo di diciamo, verifica di esercizi di matematica usando i numeri complessi, apriamo Python, usiamo CMath e troviamo i nostri risultati. Ci vediamo alla prossima.